Il nostro caro Ronin sta per avere un upgrade. Chiamo upgrade. Ma non solo Ronin. Perché non ci sono? Oh, adesso arrivo. Io sono commosso per quello che vi sto per presentare. Abbiamo avuto una settimana di pausa. Ho detto che sarei arrivato in pompa magna. Molto bene. C'è questo. Questa per me è un'emozione. Io sono genuinamente commosso. Cioè, dopo un 10 anni e mezzo di canale, per la prima volta nella mia vita, un green screen. Ovviamente, essendo le prime volte, magari c'è qualche piccola cosa che non funziona benissimo. Non lo so, secondo me ho fatto qualche test al volo. Quindi dovrebbe funzionare abbastanza bene, però. Se non è emozionante questo, io non lo so. Va bene. Smanceria a parte. Cominciamo questo video, dobbiamo finire quell'area, non mi ricordo più, adesso controlliamo, ma soprattutto lo faremo, il controllo, dopo aver salvato Ronnie, no, dopo la sigla! Hello there! Lo sapete? Voi avete determinato la scelta del pianeta che verrà distrutto per voi. Avengers! Cominciate a credere alle storie di fantasmi, mister. Oh, merda. Tutto è andato e ora mancano gli altri. Non è così che muore Batman. Allora, gente, benvenuti di nuovo in questa gola buia che... Andiamo a finire sta gola buia. Ma è un po' buia sta gola. Ma se non lo sai te, come? Perché dovrei saperlo io? Perché io ci sono nato nella gola buia. Ma come? Ma come possibile? Sbloccare l'esercito degli squali può essere molto utile per usare le loro abilità acquatiche. Nella gola buia, specialmente. Sta buono. Che poi scusatemi, ma il multiplayer adesso avrà delle aree in più? No, perché abbiamo preso l'achievement dell'aver visto tutte le aree, di aver giocato in tutte le aree del multiplayer. Non ci voglio giocare davvero, è soltanto per vedere. Ah, giusto, Ronin. Taglia mistica. Ninjago City, no, esatto, sono sempre quelle tre. Pensavo che tipo potessero più aree. Come Ninjago Centro? Vabbè, taglio. È lui! Il Ronin pazzo che gira in tondo. Bene. Oh no. I can't believe I've done this. Ok, si ricorda gli extra attivi. Muy bene. Noto anche come muy bien. Allora, questa gola buia era un posto terribile dove non mi ricordo più che cosa avevamo fatto nella vita. Spero che la registrazione non sia a scatti, perché qua io sto vedendo il coso che registra a scatti, ma secondo me è perché è lui. Tanto la facciamo breve, sto posto lo finiamo in 45 ore, volevo dire 30 secondi. Stessa cosa. Tiro un impazzo. Cavalca un razzo. Sul palazzo. Non è lui. Mi sono confuso.
Allora, non so più che cosa sto facendo della vita. Ah, giusto! L'ultima volta siamo saliti su quella cascata. Ci siamo buttati. Da quella cascata. Salta però, madre mia, che paura. E oggi lo rifaremo per l'anima della. Olè. Che in realtà ci era servito per prendere un gold brick e nient'altro. Non è che qua si può andare sott'acqua? No. Sono io quello che picchia il gong. L'ora suona, vero? Visto, grande, grande. Allora avevo ragione. Quando rientri nell'area te lo rifà. Però solo una volta. Ci sta. Tutta la roba è là, ma io non capisco. Non è più lui. Non è più il Ronin pazzo. Dirò questo per mezz'ora, sì. Quante belle. Allora, attenzione, qua brividi. Si precipita nel vuoto. Ole. Jump up, kick back, Ronin pazzo, è lui. Molto bene. Ok, lì sopra c'è qualcosa. Lì sopra è inteso come laggiù. Però aspetta, perché qua si cela qualche segreto. Potrei vomitare. Qua sotto, vedete? Mi dice gold brick. Non ho voglia di voi. Vi ignorerò. Come corpo morto cade. Aha! Ci vuole qualcuno che nuota, che non è il Ronin pazzo, bensì Buccia per pesci. Sembra sempre tipo il nome di un clan mafioso. Chi sono loro? Sono la Buccia per pesci. No, no. Ma guarda, abbiamo trovato un tessa. Buccia per pesci. Ha trovato il suo bottino. E nuota. Nuota, nuota, nuota anche tu. Boccia, pesci, cattivo esemplare di mafioso con una mente alveare. Cavolo, se i mafiosi avessero una mente alveare. Basta, non si scherza sulla mafia, ridendo e scherzando. No, detto non si scherza sulla mafia, continuare dicendo, ridendo e scherzando. È roba vera, quindi stop it. Ok, finalmente possiamo dire che laggiù c'è qualcosa, quindi no, ma laggiù inteso come laggiù. Dimmi che non sei. Ok, che non volevo tu fossi Gesù, però non sono neanche salito. Wait a second. Soldo. Onesto. O come piace dire a me nell'ultimo periodo, onseto. Perché avevo scritto sta cosa. Avevo scritto onesto a Edo, tipo mezzo addormentato, ergo dislessia facile, ergo. Le mie dita sono andate a scrivere onseto. The best. Sì, ma non è lui. Ora è lui. Il Ronin pazzo. Salve. E la ninja dell'acqua all'improvviso si sente più fredda del solito. E spara ghiaccio. Non volevo, scusate, è stato un errore, volevo aggiungere altra acqua a questa cascata d'acqua. Il video ho fatto ghiaccio, oh no! Allora ti verrai punita! E invece no. Allora, qui però, in realtà, non si cela alcun mistero. A questo punto, dai che l'avevo trovata l'area giusta.
Qua è solo per sbloccare un coso in più. Era per sbloccare questo. Per andare a prendere quel gold brick sott'acqua. Ehi, salve. Ho perso la strada completamente. Dove sono finito poi? A proposito di perdere la strada. Allora, devo tornare a trovare. Devo trovare un modo per andare dall'altro lato del muro. Del muro. Ah, era laggiù, giusto. Dico giusto poi, magari non ho capito niente. Venga qui. Ma no, io con la giacca di pelle faccio tanto adolescente. Ho sbagliato tutto. Come ogni adolescente sbaglierebbe. Sono io quello che prende l'ascensore, l'orizzontale, però perché sono troppo figo per prenderlo in alto. Anche perché più in alto di me non si può andare. C'è qualcosa lassù. Ma come faccio ad andare lassù? E questo è il punto. A parte che dobbiamo riuscire a capire come impossessarci di quello che si fa da lassù. Quindi tutta sta storia per capire come salire lassù. Si sale da lì? Da quel pietrone? Beh, intanto qua c'è una corsa, ma questa corsa ci porterà lontanissimo. È tutto qua. Aspetta un attimo. Non scappiamo. Che dovrebbe esistere sta cosa? Non è che è legata da questa? Serve un trapattino, non sono un cattivo operaio, ma è colpa dei miei attrezzi se non riesco a scalfire quel muro. Quanto si sente che costruirmi un trapano più grande? Che è Barbossa. Trapano più grande? Creare un bel ponte? Adesso ne... Quello sì che è un trapano. Quello è un set Lego. Quello è un set Lego. È lui! Bacia le pareti, perché non bisogna essere maleducati contro nessuno. Pure le pareti rocciose meritano un po' di affetto. Anche un po' di affettato, ma quello lo digeriscono male. No, ero io, no! Ma... Allora, affrettati al cinema. Come? Affrettati. Che c'è lui in tutte le sale a Natale. Il Ronin pazzo, sì. Ma guarda te, tutto abbiamo sbloccato. Cosa c'è di juicy? Ah, è lui il Ronin pazzo. Ma si chiamava davvero Ronin? Ero sempre convinto, anche per questo avevo chiamato Ronin, cioè sempre convinto, adesso non esageriamo sti paroloni, però mi ero momentaneamente convinto in questo ultimo periodo che si chiamasse tipo Ronan. Invece no, si chiama proprio Ronin anche lui. Va bene, due spade, però non c'è la versione col cappello, la versione col cappello si può creare, ma il punto è che il cappello... Stava sopra i capelli nella serie. Invece qua perderesti i capelli se vuoi cappello. Lui in realtà è una bella minifigura, secondo me. Lancia le bombe? È lui? Ok. Abbiamo il Ronin contro il Ronin. Pensato alle bombe. E ovviamente Flintlock. As iron sharpens iron, sensei destroys a carrellino della miniera. Come? Molto bene, ora dovremmo andare laggiù. Allora voglio Ronin. Voglio Ronin. Siamo noi i Ronin pazzi.
No, allora, aspetta, questo giro non mi piace affatto. Secondo me non conviene. Na 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 na
Zampettando nella gola buia, noi facciamo cose, cose con cose, che cosa, cosa, non lo so, a caso. No, portami dagli altri colbri, che non portarmi lontano, filibustiere infame, maledetto. Cerchiamo di ricordarci la strada così possiamo tornare indietro. Anche perché 40 secondi si fanno sentire. Olè, olè, attenzione. Siamo noi. Molto bene. Sto dimenticando la strada? No. Molto bene. Perché secondo me bisogna fare quel giro da là. Abbiamo fatto tante di quelle volte sto percorso e così poche quell'altro che secondo me per forza di cose la strada era giù. Vai, vai, vai. Veloce come uno scoiattolo nel vento. Di solito basterebbe essere veloci come il vento. Però oggi no. Gli scoiattoli sono famosi per essere veloci nel vento, perché gli scoiattoli volanti, quando aprono le alucce, sono contenti di vedermi. Non è vero. E allora, cosa prendi questo tizio? Devi fare. Nia? Ok, forse quello è già stato fatto nella storia, questo è il concetto. Ma salve! Che tristezza! Questa era un tempo la casa dei miei antenati serpenti. Potresti riportarla all'antico splendore? La casa degli antichi serpenti. Favoloso! Grazie. Grazie. Bene, si può distruggere per avere soldi? No, non è che ci sono gli antichi serpenti, il mio totem, ti prego. Troppo tardi. Dicevamo. Palpatine is big. Comunque, vedete, avevo ragione, bisognava fare il giro di qua perché sono tutte cose che non abbiamo mai visto. Bam! Dammi sto personaggio incredibile, dammi sto personaggio incredibile. Grazie. Lascia e Orso. Senti. Lascia sarà. Serpente! Come? Serpente come un altro! Fammi vedere sto serpente come un altro com'è. C'è il mazzafrusto! Attenzione! Un seto. Ok. Vieni qui. Questa gola buia è troppo illuminata per i miei gusti. Perché? Lo schifo. E sapere quali sono i tuoi gusti? Ovviamente lui non mira niente, ma Ronin non ha una balestra. Attenzione! Non ci credo. I bersagli rompono le scatole, cioè le bombe rompono i bersagli. Questa è una novità assoluta in un gioco di Lego. Attenzione, cosa stiamo cercando di fare? Cose nuove, attenzione. Ecco, anche qua è un posto che non visitiamo dall'era dei tempi. Sì, magari non scappare dall'era dei tempi, amico mio. Ma che cosa fa? Non c'era il pirulino lì? Ed è scivolato. Sai che ti dico però? Troppo forte, ci fossero le Olimpiadi di sta roba io perderei, però
con valore. Stiamo davvero facendo la strada giusta, gente. Questo è poco, ma poco. Give me this new character. Lizeru è sardo. Lizeru è serpentina sarda. Presto, proviamo quello. Vieni qua, Lizeru. Ma c'è una scelta. Ma c'è una. No, sto perdendo l'accetta. Un'accetta bipenne c'ho. Ma con anche lancia è. Ma guarda che spettacolo! Molto bene. Il favorito come corre, tipo tutto pronto per il suo primo giorno di lavoro. Non devo sbagliare. Aiuto. Tutto è così, no? Preciso e retto, ma non nel modo, cioè proprio nel modo ansiogeno. Ansioso. No, mi fa morire. Lo useremo per un pochino. Aspetta, visto che ho sbagliato tutto, perché qua si torna all'inizio. Proviamo a vedere che cosa ci porta. Ma c'è un'intera area che non avevamo mai visto. Ma lui può farlo spingigliezzo, non è vero? Cioè, quindi queste piattaforme possono farle letteralmente chiunque, non serve uno con lo spingizzo. Cioè, per una volta direi no, nel senso, telecamera epica, quanto dura questa cosa? Però fammi capire. aiuto. Ma c'è il rampino? Ronin, hai il rampino? Ah, ma che scemo, ce l'hanno tutti il rampino, perché serve anche per il parkour. Ma che bellume è questa cosa, è belluno. È bellissimo. Ma c'è il trono di spade. Ma è palesemente il trono di spade. Io non ho visto neanche un episodio del Trono di Spade, non ne so niente e non me ne interessa niente. Poi magari vi racconto la mia storia. Probabilmente l'avrei potuta, se avessi saputo, se avessi visto la serie, probabilmente avrei colto la citazione già da prima, probabilmente. Non lo direte voi. Però sì, questo è praticamente il Trono di Spade. Trono di Spade mio adesso è... Ora regnerò su voi tutti. Adesso sto diventando una sorta di Google traduttore, però altro che... Lizeru, regno sovrano del re. Basta. Ma guarda te cosa... Quanta robetta che c'è. Ma poi si sblocca anche lì qualcosa. Dobbiamo rompere le bandiere. La fortezza dei sette nani, mio trovo. Jump up kickback. Vuoi parlare di me? Ok. Picchia quello. Detto basta. Lizeru il sardo l'abbiamo già fatto. Dobbiamo trovare un nuovo tormentone. Ah sì, devo raccogliere. Attenzione. No, aspetta, voglio vedere. C'è un ragno, attenzione, arachnofobia. Io vi avviso. Ah, non è veramente un ragno, è una faccia strana. Che anche lì sarà probabilmente una citazione che non colgo, però. Il mio rapporto con Trono di Spade è stato... Aspetta un attimo. Abbiamo finito il video. Gente, abbiamo finito il video. Ok. Onesto. Allora vi racconto questa cosa velocissima. Il mio rapporto con il Trono di Spade è stato... questo. Mettere pausa? No. Andiamo già a potenziare Ronin per la prossima volta. E cos'era il secondo liceo? Che tutti ne parlavano, era scoppiato. Stiamo parlando ormai di
troppi anni fa. E tu dicevano, no, devi vederlo, poi l'anno dopo, altra stagione, devi vederlo, l'altra... Classica cosa di tutti ti dicono, devi vedere questa cosa, e quindi l'ultima cosa che puoi fare è vederla, ovviamente. E allora ho fatto una promessa. Ho fatto una promessa. Io so come vanno ste cose. So come vanno ste cose, quindi aspetto che finisca. Se quando finisce tutti sono soddisfatti, allora me la recupero anche tutta. Ma non comincio adesso, anno dopo anno, ad avere il peso di dover seguire una cosa che devo seguire perché la gente vuole che la segua, per poi rimanere anche insoddisfatto fra chissà quanti anni. Sapete tutti cosa è successo con l'ultima stagione, e quindi io ho fatto, ve l'avevo detto, I told ya, no? Quindi ho fatto bene. Ho fatto bene a risparmiare tempo della mia vita su Game of Thrones e dedicarlo a qualcos'altro come Lego Ninja. Detto questo, no, Lego Ninja con la serie, sì, su super meritato. Sai quanti rewatch puoi fare di... Gente, è crashato il gioco, molto bene, al minuto preciso della fine è crashato il gioco, questo è proprio... Volente o nolente, o dolente o volente, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci!